Davide Buzzilanghi, oltre che vice sindaco del Comune di Alessandria e assessore alle partecipate. Quali sono le sue considerazioni sull'assemblea di questa mattina? Oggi si svolge un importante evento che tra l'altro abbiamo voluto rendere pubblico, perché AMAG è una partecipata sempre più importante, sempre più in crescita e sempre più solida, e di conseguenza abbiamo voluto rendere anche al pubblico, a tutta la cittadinanza di Alessandria, le istituzioni, i portatori di interesse e tanti soggetti che possono venire ad ascoltare quelli che sono i dati di AMAG. Nell'assemblea poco fa è stato approvato il bilancio, un bilancio positivo, chiude con oltre 4 milioni di euro di utili, quindi sono dati importanti per i cittadini, che poi sono loro i titolari della società, perché i soci sono i comuni della provincia di Alessandria, però i veri titolari sono i nostri cittadini, ai quali cerchiamo di offrire servizi sempre al meglio, quindi la vendita di gas e di luce, la fornitura di acqua e i temi legati ai rifiuti e quindi alla parte ambientale, e cerchiamo di fare in modo che siano sempre più efficienti. Ecco, come amministrazione comunale siete soddisfatti? Siamo soddisfatti del percorso che ha condotto AMAG in questi anni, infatti non abbiamo portato stravolgimenti a quelli che erano i piani industriali del passato, anche se ci abbiamo messo nostre idee, ci abbiamo messo le nostre considerazioni, abbiamo cercato di fare in modo che l'azienda non fosse venduta sul mercato, tenerla di proprietà, e siamo pronti a nuove strategie per il futuro che porteranno più valore all'azienda. Possiamo sapere quali sono queste strategie, almeno a grandi linee? Ma indubbiamente il mercato sta cambiando, nel senso le realtà troppo piccole sempre più difficilmente possono stare a galla. AMAG è una realtà medio piccola, però è anche vero che il mercato, non bisogna aspettare le scelte fatte dal mercato, ma bisogna essere noi gli attori principali, e fortunatamente forse dovremmo fare delle scelte più legate noi ad accorparci ad aziende di analoghe dimensioni, piuttosto che farci ad acquistare, come magari era stato valutato in passato, da grandi multi-utility che vedrebbero sparire il ruolo del Comune di Alessandria. Un gruppo industriale al servizio della comunità, una definizione che vuol dire moltissime cose, ma per AMAG cosa significa? Per AMAG significa un percorso che è durato in questi anni, di un percorso di ristrutturazione, di grande lavoro per dare una società a onore del mondo, a un territorio che se lo merita, quindi è una società che chiude positivamente i suoi bilanci, con un utile miglioramento, con un debito dimezzato, ed è una società che rappresenta non solo, non ha l'ambizione di voler creare redditività come giusto per un'impresa industriale, ma è anche un'azienda del territorio ed ha una forte presenza per la comunità anche rispetto al sociale. Questo è un argomento al quale noi teniamo molto, perché riteniamo di far parte integrante di questo territorio a 360 gradi. Cos'è l'AMAG? L'AMAG è un piccolo tassello di un sistema industriale delle utility in Italia che conta circa 500 aziende del nostro settore iscritte a Utilitalia, socio di Utilitalia, per 40 miliardi di fatturato e 100.000 persone assunte. Quindi noi siamo un piccolo tassello di questo grande sistema industriale che è la quinta industria del paese. Che però avete saputo superare molte difficoltà in questo periodo. Sì, abbiamo fatto un lavoro normale, abbiamo fatto i dirigenti in un contesto, diciamo, dove abbiamo applicato la nostra esperienza professionale.